Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Come vedete qua vicino a me c'è un'altra sedia. Questo vorrà dire che in questo video non sarò da solo. E infatti con me ci sarà lei. Presentati. Ciao. Un'arguta presentazione direi, quindi possiamo andare avanti. Oggi impareremo a giocare a Cardfight Vanguard. Visto che nell'ultimo video me l'avete chiesto tipo in centinaia e centinaia e centinaia. Ecco, mi sembra abbastanza chiaro. Infatti molti mi avete chiesto perché adoro Vanguard. Beh, le ragioni sono tante. Prima fra tutte, il costo. Vanguard è un gioco di carte che costa pochissimo rispetto agli altri. E il motivo è molto semplice. Moltissime carte che si trovano rare, triple rare o quanto rare volete voi, ci sono anche comuni. Questo vuol dire che per avere un deck forte non occorre avere carte costosissime come su Yugi e che poi ti fanno imprecare quando le ristampano comuni. Questi sono i due primi deck di Vanguard che costano 9,90, quindi neanche un prezzo grandissimo. E l'altra cosa bella è praticamente che voi con questo deck potete già iniziare a giocare tranquillamente. Per fare un esempio con Yugi, lì se avete un deck base non andate da nessuna parte. Qua basta aggiungerci qualche carta proprio dai pacchetti e già è un deck potente. E quindi mi piace anche per quello, spendete poco e è divertente soprattutto. Quindi scegli un mazzo, quello che vuoi. Io blu. Top. Adesso ragazzi andiamo a fare un unboxing. Alcune delle carte che vedrete in questi mazzi l'ho aperte nello spacchettamento la scorsa volta. Questo perché sì, nei pacchetti si trovano delle carte che ci sono anche nei mazzi. Solo che nei mazzi ci sono comuni magari, nei pacchetti li potete trovare rare, doppie rare, come vi dicevo prima. Ok, io sono impedita. Che bello spacchettamento, mamma mia. Non sono riuscita. Allora, quando apriamo qua il nostro beato mazzo, ci troviamo davanti, ovviamente. Te intanto apri e spiego questo. Il mazzo di carte, che è composto da 50 carte. Il playbook. Che serve? Il playbook praticamente serve nel caso aveste dubbi sui regolamenti, c'è scritto qua. Ma adesso vi spiego qualcosa io, quindi tranquilli. Questo qua invece, aprilo pure tu, è il tappetino di gioco. Ta-da! Ecco qua il tappetino di gioco, dopo vi spiegherò anche questo come funziona. Questo è il regolamento che è scritto in modo abbastanza breve e si capisce tutto. E se avete dei dubbi dopo la spiegazione, basta andare nel playbook. Il numero di carte di cui un deck deve essere composto è molto molto preciso. Infatti il deck deve avere esattamente 50 carte, compreso il Vanguard iniziale, che vi dirò bene cos'è adesso. Potete avere copie delle carte in 4x e bisogna avere 16 carte innesco nel deck. Non ha di più, non di meno. Qua sotto vi dà anche consigli per fare un deck equilibrato e sono molto buoni. Fate conto che un deck costa quanto 4 pacchetti. Fate un pacchetto viene 2,50€. Domanda che avete fatto in molti nell'ultimo episodio. Andiamo a aprire adesso i due mazzi. Il mio è un cavaliere. Invece io c'ho il sovrano draconico che è più figo. Tu apri. E non rovinare le carte. Ma non c'ho le unghie. Ok, queste sono tutte le 50 carte del mazzo che adesso vedrete meglio sotto i vostri occhi, che da qua non vedete niente. Piccola premessa, io andrò a spiegare il gioco a voi, ma anche a lei, così se lei lo capisce bene, lo capite tutti. Questo perché? C'è un motivo, cosa hai giocato fino adesso? Poi Yu-Gi-Oh! E basta, cioè, selezionare quindi le carte. Ok. Ecco. Quindi ha delle basi veramente minime o quasi nulle. Questo per farvi capire che è un gioco a cui tutti possono giocare. Non bisogna per forza conoscere altri giochi, anzi, se non li conoscete a volte è anche meglio, perché così non avete dubbi. In questo video ovviamente non imparerete tutto perfettamente, perché solo giocando e con la pratica riuscirete a fare questo, ma vi dirò un po' le basi di come si gioca a Vanguard. Per vincere bisogna infliggere i danni all'avversario. Si vince quando avete inflitto 6 danni al vostro avversario, oppure se finite le carte nel vostro deck avete perso. Quella che vedete qua al centro è una carta di Vanguard. Quel numerino in alto a sinistra è il grado della carta. Quella che invece vedete in alto a destra è l'icona innesco e serve per attivare un effetto. Sotto invece il numerino c'è poi l'icona del talento. In base al loro grado le unità hanno dei talenti diversi. Questo simbolino qua vuol dire supporto. Quando un'unità in prima linea sta attaccando, la carta può supportare l'attacco. Quest'altro simbolo vuol dire intercetto, ovvero quando un'altra unità sta per essere attaccata, la carta con questo simbolo può intercettare l'attacco. Doppio assalto invece effettua un doppio controllo innesco. Questo qua invece è lo scudo, e quando un'unità viene attaccata si va a sommare punti di forza dell'unità attaccata. Poi sotto c'è il nome, vabbè, il testo che ci può essere, e poi questo che vedete qui è il clan. Il clan è molto utile per attivare soprattutto gli effetti, quindi cercate di avere carte dello stesso clan nel deck. Infatti il deck rosso è Kagero
E il deck blu è paladino reale. Poi c'è il punteggio del critico quando la carta vi infligge un danno al vanguard. Fa danni esattamente come è scritto nel critico. La forza ovviamente viene usata quando combattete con un'unità avversaria. Ovviamente più il numero di forze è grande, più il vostro attacco sarà forte. Adesso lei mi farà anche da piedistallo per farvi capire un po' come funziona. Ok, come vedete questo qui è il tappetino di gioco. È fondamentale per sapere dove collocare le proprie carte. Nel cerchio del vanguard va posta una carta inizialmente di grado 0, quindi cambia quel numerino in alto a sinistra 0, dal vostro deck, ne scegliete una che volete voi, e la posizionate lì. Poi mischiate il mazzo, ovviamente lo fate alzare all'avversario e lo mettete nella zona del mazzo. Nelle partite che ho visto io, per determinare chi inizia si faceva sasso, carta, forbici. Voi fate un po' come volete, tirate un dado, vedete chi fa il numero più alto, è uguale insomma. Si inizia pescando 5 carte a testa e le mettete in mano. La cosa bella è che inizialmente potete scegliere un numero di carte che avete in mano, rimetterle nel deck, mischiare e pescarne altre, fino a tornare ad avere 5 carte in mano. Quindi per assurdo la vostra mano fa schifo, volete cambiarle tutte e 5, non ve lo consiglio. Però se volete farlo potete fare anche così. Cercate sempre di avere prima mano unità di grado diverso. Alla parola risvegliati voi girate il vanguard che avete messo qui e papà, eccolo qua. Questo è il mio vanguard. Il turno inizia così. C'è prima la fase di risveglio. Le unità devono essere pronte ad attaccare, quindi le girate dalla fase di riposo alla fase di attivo. Ovviamente il primo turno non c'è niente, però inizia così. Poi pescate dal deck, le mettete in mano le carte. Scegliete ora una carta che sia dalla vostra mano uguale o di grado superiore alla carta del vanguard, quindi o di grado 0 o di grado 1, e gliela buttate sopra. Potete convocarne esclusivamente uno per turno da metterne qua sopra. C'è poi la fase principale, ovvero in quella a cui potete convocare retroguardie, quindi da posizionare qui, 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 e potete spostarle, tipo la mettete qua, la potete mettere qua sopra. L'importante è che non si possono spostare in nessun modo in diagonale. Alcune unità, come vedete qua, hanno una scritta ACT, vuol dire attivabile. Sarà un effetto e lo potete usare, ovviamente pagando il costo, scritto fra le parentesi quadre. C'è poi la fase di battaglia, ovvero il momento in cui si attaccherà. Potete convocare retroguardie, schierare quello che volete un numero infinito di volte. Cioè ovviamente in base a quante ne avete in mano. Però per dire, io ne posso convocare il primo turno anche due o tre. Vi consiglio di procedere pian piano, non buttate subito tutta la mano che avete sul campo. In questo momento dovete scegliere un'unità che stia in prima linea e la fate attaccare. In prima linea vuol dire qui, qui o qui. Poniamo che abbia queste due carte, giro questo e quindi attacco l'avversario. Ovviamente nel primo turno non si può attaccare, come ovvio che sia, perché l'avversario non ha niente sul campo. Ok, io ho attaccato, ci sono poi le carte qua in retroguardia. Queste possono supportare l'attaccante, quindi se il mio attaccante ha forza 6000, è abbastanza scarzotto, c'è questa dietro da 5000 che lo può supportare. Girando entrambi diventano 11000 che attacca. Le carte che possono supportare l'attacco e quindi che stanno nella parte inferiore del campo di battaglia possono essere solamente di grado 0 oppure 1. Inoltre queste carte non possono essere attaccate, però possono essere ovviamente danno di effetti. Il difensore può a sua volta schierare guardiani per rafforzare chi è stato attaccato. Il difensore può schierare unità nel cerchio del guardiano anche dalla sua mano, però solo quelli che hanno scudo e non hanno un grado superiore a quelle del vanguard possono stare nel cerchio del guardiano. Fino a quando il guardiano rimane lì si va a sommare lo scudo con la forza del vanguard. Potete schierare un qualsiasi numero di guardiani, però, una volta conclusa la battaglia, andranno negli scarti. Se la carta è attaccante a un vanguard, e quindi diventa così, il controllo d'assalto si innesca. Vuol dire che dovete scoprire la prima carta in cima al vostro deck e piazzarla nella zona innesco. Se la carta rivelata, come in questo caso, è un'unità innesco ed è dello stesso clan del vanguard o una delle retroguardie, potete dare 5000 ad una delle unità che volete fino alla fine del turno e in più ognuno ha il suo effetto. Sia che la carta abbia l'icona innesco che no, la carta rivelata va nella vostra mano. A questo punto, se abbiamo attaccato con tutti quelli con cui volevamo attaccare, siamo soddisfatti, il nostro turno finisce e tocca l'avversario e tutto ricomincia da capo. Poniamo invece il caso che siamo noi il bersaglio di un attacco e più precisamente una nostra retroguardia. Quando la retroguardia è colpita, si ritira e quindi va nella zona degli scarti. Mentre se è un vanguard ad essere colpito, il difensore subisce danni in base al numero di critico dell'attaccante. A questo punto si attiva il controllo del danno, quindi giriamo la prima carta, controlliamo l'innesco che in questo caso c'è e una volta averlo risolto, la carta viene spostata nella zona dei danni. Questo è il manuale ed ecco, ho cercato di dirvi le informazioni principali. Tuo amore, ci hai capito qualcosa? Sì, abbastanza.
Ok, spero che anche voi abbiate capito un po' come si gioca a Vanguard. Ovviamente queste qua sono le basi. Se volete che faccia altri video su Vanguard, scrivetemelo pure con un commento qua sotto. E lo stesso, se non avete capito qualcosa, ditemelo qua sotto che vi risponderò. Questo che vedete è il mazzo blu. Amo, quindi adesso giochiamo, sì? Sì, adesso ovviamente ragazzi bisogna esercitarsi per diventare bravi in questo gioco. Una spiegazione così non vi farà mai capire tutto, è impossibile. Solo giocando riuscirete a capire molto meglio tutte le regole. Questo che vedete invece è il mazzo rosso. La cosa bella di Vanguard è che il cartone spiega molto bene come si gioca. Le regole sono proprio precise, quindi anche guardando il cartone riuscite a capire come si gioca. Tutti i link utili vi lascio come sempre qua sotto nella descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Forse mi rivedrete anche a me.